Amici tecnologici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò come poter risparmiare sulla bolletta elettrica spendendo solo 5 euro e avendo un risparmio sulla bolletta non indifferente. Parliamo di 20-30 euro per bolletta risparmiati. Se siete fortunati, anche di più. Nell'era, diciamo, delle energie alternative, nell'era del fotovoltaico, dell'eolico, chi però purtroppo non ha la possibilità di montare queste energie alternative e si affida al 100% al fornitore energetico, sa che le bollette che mandano, che arrivano, sono care e salate. Una soluzione che posso svelarvi, se già non la conoscete, è quella di utilizzare meno possibile prodotti elettrici che abbiano una resistenza dentro. Ovviamente parliamo di stufe, parliamo di phon, parliamo dello scaldabagno, parliamo del ferro da stiro. Dico, ciò che si ha da fa, sa da fa, perciò se serve, serve, però non andiamo a esagerare sul consumo, appunto sull'uso non idoneo di questi elettrodomestici, ecco, di questa attrezzatura. Un altro consiglio che voglio darvi è quello di chiudere, se è possibile, tutte le ciabatte e di munirvi di ciabatte con interruttore. Non andate a prendere quelle con la lampadina, perché quelle con la lampadina, anche se hanno un consumo minimo, ma è sempre un consumo, che con una stessa ciabatta senza quella lampadina andreste a risparmiare quei 2-3 euro ogni bolletta. Perciò, quando quell'attrezzatura non vi serve, quegli elettrodomestici non vi servono, chiudeteli dall'interruttore generale, così non sono sotto tensione, perché anche se sono spenti, anche se non li utilizzate, gli elettrodomestici sono sempre sotto tensione. Il LED piccolino, per esempio, che hanno i televisori, che hanno alcuni elettrodomestici, quello non è per bellezza. Quello vi indica che l'elettrodomestico, l'apparato, è sotto tensione. Quella spia, tu dici, ma la spia cosa può consumare? Ok, consumano poco. Però il consumo non è della sola spia, il consumo è di una buona parte dell'elettronica interna. Perché è vero che in un televisore, per esempio, non si vede, è spento lo schermo, però una metà della parte interna di elettronica è sempre attiva. Un altro consiglio che voglio darvi è quello di utilizzare nello scaldabagno. Questo video nasce per lo scaldabagno, perché nelle case italiane è uno, diciamo, degli elettrodomestici, non so se chiamarlo elettrodomestico, ma comunque è uno dei oggetti di uso quotidiano che consuma più corrente di tutto ciò che noi abbiamo in casa. Questo perché? Perché lo scaldabagno come funziona? È una resistenza elettrica connessa alla rete 230 volt che tramite un termostato accende e spegne questa resistenza e riscalda l'acqua quando si raffredda. Quando scende sotto, diciamo, a una soglia di temperatura, e quando sale oltre quella soglia già programmata, si stacca. Perciò non riscalda più. Cosa succede? Che al momento in cui lo scaldabagno è sotto tensione e noi andiamo a farci la doccia, per esempio, andiamo a lavare le mani utilizzando l'acqua calda, lo scaldabagno, subito dopo aver utilizzato quei litri di acqua calda, si attaccherà nuovamente. Perché? Perché l'acqua che è rimasta dentro lo scaldabagno si è raffreddata. Perciò lui deve attaccare nuovamente per riportare a temperatura l'acqua.
alla temperatura programmata, perché lo scaldabagno ha internamente un trimmer che vi permetterà di regolare la temperatura massima che dovrà andare a fare lo scaldabagno. Numero 1, più alto mettete la temperatura, per più tempo resterà acceso e più energia consumate. Perciò consiglio di non mettere altissime temperature, anche perché con acqua bollentissima non ti potrai nemmeno lavare. Perciò è meglio metterla un po' più tiepida, brucente sì, ma non bollente. Un altro consiglio che stiamo arrivando è quello di andare a temporizzare l'accensione dello scaldabagno, farlo funzionare solo quando consumerà meno, perché come tutti sappiamo il nostro fornitore energetico ha delle fasce orarie dove si consuma di più, si consuma di meno. Si consuma di più, cioè si paga di più o si paga di meno l'energia elettrica. Si paga di meno quando? Si paga di meno di notte. E alcune fasce orarie della mattina presto e della sera tardi. Questo però per certezza dovete andarlo a controllare nel vostro contratto del fornitore energetico. Dopo aver preso, diciamo, l'idea, visto sulla bolletta le fasce orarie che voi avete, diciamo, in attivo sul vostro contratto, potete andare tramite 5 euro, un investimento di soli 5 euro, massimo 6 euro. Andando a comprare un timer programmabile 230 volt, anche il più economico, che è quello che vedete in foto, con la rotellina che si gira e si vanno a selezionare le ore di accensione e le ore di spegnimento. Facciamo un esempio: programmiamo uno scaldabagno che si accenda dalle 6 di no dalle 6 alle 7 di mattina. E per tutta la giornata non si accende più. Perciò il mio scaldabagno, mettiamo caso, è di 50 litri. Benissimo. In un'ora io riesco a riscaldare l'acqua di 50 litri ed è perfetto. Durante la giornata, ovviamente, varia da quante persone la utilizzano, da il nucleo familiare, da quanto individuo è formato. Perché se si lavano 2, 3, 4 persone già non basta più, perciò lì è da mettersi sotto e studiare la migliore soluzione per sfruttare al massimo le fasce orarie. Ma se per esempio siamo 2, massimo 3 persone, con uno scaldabagno da 50 litri, facendolo funzionare una, massimo 2 ore di notte, quando consuma la metà, cioè quando mi costa la metà l'energia elettrica, io riesco tutta la giornata ad avere l'acqua calda che mi serve, arrivando poi la sera, ovviamente acqua calda ce n'è poca, ma non è un problema perché andiamo a letto, l'indomani ci svegliamo, ci laviamo e c'è l'acqua calda. Cioè la notte, quell'ora, ora e mezza, 2 ore se vogliamo, ma alla fine è da capire l'effettiva potenza del vostro scaldabagno e calcolare quante ore serve per arrivare al massimo, perché anche se dal momento in cui arriva al massimo lui si stacca, perciò non è questo il problema. Il problema è andare a vedere quanto consumo di acqua calda avete in casa. Se riuscite con una sola accensione notturna a farvi bastare tutta l'acqua calda, e allora siete a cavallo. Avete un risparmio non indifferente sulla bolletta, perché prima lo scaldabagno si accendeva, si può dire attacca stacca, almeno 6, 7, 8 volte al giorno. Tutte le volte che andavi ti lavavi le mani, andavi ti sciacquavi, andavi a fare i piatti, tutte le volte che utilizzavi l'acqua calda, lui ovviamente si accendeva per ricompensare il calore perso. Con la tecnica che vi sto consigliando, l'acqua calda l'avrete. Ovviamente però sapete già che è limitata alla capienza del vostro scaldabagno.
Perciò se avete un 100 litri, per esempio, un 80 litri, siete ancora più a cavallo, perché ovviamente ci mette più a riscaldare perché c'è più acqua, però avete più litri a disposizione per una famiglia di 5 persone, di 4 persone abbondanti, potete utilizzarlo. Perciò questo è il mio consiglio. Un timer programmato sulle ore di fascia dove l'energia costa meno, uno scaldabagno, quello che avete, non ne dovete comprare altri, e vi farò vedere che avrete un risparmio consistente sulla bolletta. Perché è matematica, è logica. Se il mio scaldabagno non mi funziona 3, 4, 5 volte consecutive in una giornata, consumando, perché nelle fasce giornaliere il consumo viene, cioè viene l'energia elettrica costa di più, perciò a fine bolletta io pago di più. Se invece io lo stesso scaldabagno lo faccio lavorare solo quando mi conviene, è lì sì, lì ho vinto io. Lì ho acqua calda, forse meno, ovviamente va bene, ma è, diciamo, un particolare da semplicemente da studiarsi e capire come organizzarsi. Se il video vi è piaciuto, se trovi utile questa soluzione, scrivilo, dammi altri consigli, dalle anche a tanti altri che seguono il canale, metto un mi piace, ciao. Ah, in più dimenticavo, se sei un appassionato di fai da te, di tecnologia, ti invito al nostro forum robotwaritalia.it, dove troverai centinaia di categorie, centinaia di iscritti, anche se centinaia ancora non siamo, perché è da poco aperto, perciò stiamo aspettando te per fare la differenza. Troverai settori dedicati alla CNC, al controllo numerico laser, alla stampante 3D, al fotovoltaico, all'energia alternativa in generale, e potrai mettere in chiaro, potrai chiedere informazioni su tantissime cose, sul Bitcoin, sull'energia elettrica nelle auto, le bici elettriche, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao e grazie.